come sta andando il mese di agosto e in generale tutta la stagione balneare? Ma il mese di agosto è un mese notoriamente positivo per il turismo. Io penso che dagli anni 60 il mese di agosto sia sempre stato il mese del pienone storico, quindi penso che non faccia testo. Se si vuole fare un bilancio della stagione è evidente che bisogna partire da maggio, quando gli stabilimenti erano chiusi, gli alberghi erano chiusi, giugno, luglio. Il bilancio naturalmente è che maggio e giugno sono saltati totalmente. Luglio è stato un mese che è cresciuto molto molto dolcemente, perché era il mese, insomma, dove c'era il grande impegno civico alla vaccinazione, e quindi molte persone avevano difficoltà anche a spostarsi, perché in famiglia c'era sempre qualcuno che aspettava il vaccino, giustamente, per fortuna. Quindi stagione corta. Se tu già gli togli un mese e mezzo, non si può certamente parlare di una stagione positiva, benché agosto sia un mese di gran pienone. Certo. Voi avete aumentato i prezzi? A Senigallia? No, a Senigallia no. Senigallia è una città che ha il DNA dell'accoglienza, e non si può fare accoglienza sperando di far pagare al cliente le difficoltà generali dettate non dal mercato ma da altro, in questo caso dalla pandemia. Quindi qui i prezzi sono gli stessi, anche l'anno scorso rimasero gli stessi, quindi sono 2 anni che i prezzi sono identici.